Amici di Italia Mia, buonasera e bentrovati ad una nuova intervista. Una nuova intervista questa sera nei nostri studi è il candidato a sindaco per il Terzo Polo, l'ex rettore dell'Università di Salerno, Raimondo Pasquino. Buonasera. Buonasera. Subito, magnifico rettore, le chiedo come mai ha scelto di scendere in politica. Intanto non ex rettore. Più che scendere in politica, quando Casini mi ha chiamato è una competizione amministrativa, la mia città è Napoli e ritengo doveroso in questo momento ad una chiamata per partecipare ad una competizione importante per la città di non far mancare l'apporto di chi come me ritiene che questa città abbia ancora una possibilità se i cittadini rispondono ad un appello che prescinde dalle collocazioni dei due poli, dei tradizionali due poli, che non hanno saputo non soltanto governare la città, ma che non hanno saputo neanche fare l'opposizione per poter modificare quelli che erano i comportamenti della maggioranza e che non sono pronti a sostituire la classe dirigente o ad essere classe dirigente di questa città. Ecco, lei ha un obbligo importante, quello di farsi conoscere dalla città, da quelli che forse magari non hanno l'onore di conoscere anche Raimondo Pasquino sotto l'aspetto, diciamo così, professionale. Lei si candida a sindaco di Napoli, ha la città dall'altra parte che guarda con curiosità anche a questo uomo che viene e cerca consenso per governare la città. Che cosa si sente di dire ai suoi concittadini? Intanto che se dovesse esserci un consenso per poter governare questa città, cioè fare il sindaco di questa città, che la squadra che sarà chiamata a governarla sarà una squadra fatta di persone competenti, di persone che vengono dal mondo delle professioni, dal mondo delle attività produttive in genere e che lavoreranno per la città. E ai concittadini io chiederò di dare una mano, di contribuire a cambiare questa città, a fare in modo che questa città risorga, cioè senza l'aiuto dei cittadini napoletani non si andrà da nessuna parte. Ecco, a suo avviso cos'è che non va nella nostra città? Tante cose non vanno, se pensiamo che per tanti anni si è lasciato correre su molte cose, noi troviamo oggi che nella città c'è una scarsa vivibilità, una scarsa partecipazione alle decisioni che in qualche caso sono molto lontane dalla testa della gente e diciamo che il cittadino ogni giorno vive sulla sua pelle un abbandono che è fatto di tante cose grandi, piccole, ma tantissime che non vanno. Lei, come dicevo in apertura, ha avuto l'onere e l'onore di essere diciamo così a capo di un'università prestigiosa, quella che è a Salerno. Che cosa può portare come esperienza a Palazzo San Giacomo? Intanto vede, potrei dirle che ho un'esperienza già di sindaco di San Giorgio a Cremano e che poi un'università, qualunque essa sia, di certe dimensioni, è una struttura complessa. Salerno ha poi la particolarità di essere un campus e come campus quindi esprime i comportamenti e la struttura di una città. Nel campus di Fisciano noi abbiamo in dimensioni contenute ma che sono rappresentative di un modo di fare e di governare una struttura complessa, dal verde agli impianti sportivi, dalle aule universitarie ai laboratori, alle strutture scientifiche, dall'ambulatorio alla posta, alla banca, a tutti quei servizi, all'asilo nido, a tutti quei servizi che fanno una comunità integrata e realmente partecipativa di quelle che sono le iniziative e le attività dell'Ateneo. Ecco, Napoli è una delle città più giovani d'Italia. Ecco, a questi giovani che cercano naturalmente di inserirsi anche nel mondo del lavoro con grande difficoltà, molto spesso le nostre menti vanno altrove, escono addirittura dal nostro paese. Che cosa si sente di dire? Cosa pensa di poter mettere in campo per loro? Io credo che innanzitutto dovremo, dopo aver fatto un appello ai cittadini per una collaborazione attiva, partecipata, fare una conferenza di servizio di sviluppo della città in cui dovranno essere chiamati
le istituzioni, da quelle centrali a quelle regionali, a quelle provinciali, ai sindacati, alle forze produttive, agli ordini professionali. Dobbiamo fare in modo che questa città abbia iniziative tali da portare non soltanto opere pubbliche, ma anche iniziative industriali, iniziative high tech. Se vogliamo che si creino posti di lavoro, dobbiamo portare le attività produttive, far risorgere alcune attività produttive, reindustrializzare la nostra città, perché la deindustrializzazione che c'è stata negli anni 90 ha privato Napoli di un vero tessuto produttivo, e quindi dobbiamo fare in modo che questo ritorni in una visione moderna, non assistita, ma in una visione che possa produrre continuamente lavoro e dare ai giovani queste opportunità, ai giovani che le università, che sono la ricchezza tra l'altro di questa città, formano e che proprio perché, come diceva lei, non trovano lavoro vanno fuori, e quindi la città si impoverisce delle menti, delle intelligenze, della formazione che hanno avuto questi giovani e che potrebbero spendere bene nella nostra città. È anche vero che il momento è un po' difficile, il governo sembra aver voluto ridisegnare con una riforma anche il mondo della scuola, per cui si fanno difficoltà anche per mettere in campo delle risorse economiche, e su questo è preoccupato. Sicuramente, perché vede, si è parlato e si è intervenuti nel mondo della scuola con il cosiddetto taglio orizzontale, cioè non si è fatto un discernimento tra quelli che potevano essere dei tagli necessari per mettere a posto l'economia, per mantenere una situazione di controllo della spesa pubblica in un momento di crisi internazionale, tagliando quelli che invece sono investimenti per il futuro, la scuola, la cultura, l'università, la ricerca. Tutti questi tagli hanno comportato e comportano continuamente una situazione di impoverimento della struttura che è la forza di questa città, di questo territorio, di questa regione, di questo nostro sud, trattando il sud in modo anche molto poco partecipato e quindi costringendo poi chi in questi settori ha sempre operato con benemerenza a disinnamorarsi del proprio lavoro e quindi a creare condizioni di hanno creato condizioni di impossibilità a portare avanti il lavoro. Ecco, queste interviste, lo dico ai nostri amici telespettatori a casa, servono anche per far conoscere alla città Raimondo Pasquino, che come ho detto prima si candida per il terzo polo alla guida della città. E allora le chiedo subito, con i suoi collaboratori, lei starà sicuramente stilando un programma che presto sarà noto anche sul suo sito, che è in costruzione. Quali sono i punti essenziali? Beh, vede, le dicevo, noi dobbiamo partire da una condizione di ripristinare una vivibilità quotidiana nella nostra città, una vivibilità che è fatta di tante piccole e grandi cose. Una delle cose che sento dire e che vivo ogni giorno anch'io andando per le strade della città è la manutenzione stradale. Una manutenzione che non c'è, una manutenzione che dimostra il grado di abbandono nel quale ci troviamo. Poi abbiamo la sicurezza dei cittadini, abbiamo una situazione di insicurezza dovuta alla tanta microdelinquenza che crea tensione nei cittadini, abbiamo difficoltà nei trasporti, abbiamo situazioni che sono, come dire, da recuperare. Abbiamo poi da impegnarci in quello che è il problema annoso e che qualcuno pensava di risolverlo con i miracoli, e cioè la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche qua, a parte i miracoli che non ci sono stati e non ci potranno essere, vede partecipi e protagonisti cittadini. Io vedo tanti ragazzi e tante ragazze che nelle famiglie portano la loro sensibilità alla raccolta differenziata. Dobbiamo fare il ciclo dei rifiuti partendo dalla raccolta differenziata per poi approdare al completamento di quelle che sono tutte le fasi di una raccolta dei rifiuti solidi urbani, senza
tentativi di mostrare quelle che non possono essere colpi di miracolo o colpi di invenzione di episodi. Poi abbiamo la necessità di recuperare il nostro mare alla città di Napoli, lo dobbiamo recuperare alla balneazione, lo dobbiamo recuperare a quelle che sono le attività produttive, quindi il porto, quindi iniziative di porti turistici che potenzino le nostre capacità di attrarre non soltanto i cittadini possessori di barche, ma anche un turismo che si lega a questa attività. Tenga presente che ogni 3 posti barca significa un'unità di occupazione. Poi abbiamo la necessità delle trasformazioni urbane in zona occidentale e in zona orientale, i campi flegrei, quindi Bagnoli, quindi l'ex Ital Sider, tutta la parte di Nisida, abbiamo la parte ad est, abbiamo la necessità di fare una gronda di verde tutta attorno alla città che parta da est o da ovest, ma che chiuda tutta a corona la città di Napoli. Abbiamo la necessità di fare una politica per la casa. I nostri giovani non possono sposarsi se non mettono in conto di lasciare la città per andare fuori dalla città, e questo non è giusto. È giusto che un giovane, due giovani, due persone che mettono su casa abbiano la possibilità di avere una sistemazione in tal senso, quindi una politica per la casa, una politica che significhi anche il recupero nel centro storico delle attività di fatiscenza che sono presenti nella nostra città, un centro storico che va salvaguardato nei valori, una politica per il turismo, una politica per l'accoglienza. Insomma, ci sono tantissime questioni che vanno portate avanti tutti insieme in una squadra coesa che dica alla città: siamo pronti a lavorare, dateci una mano per farlo. Lei, come altri, appartiene a un gruppo di persone che sono state candidate a sindaco, se si fa eccezione per Clemente Mastella, che diciamo così non appartengono poi direttamente al mondo della politica, e sono indicate secondo i media quelli appartenenti, diciamo così, alla società civile. Vale per l'ex prefetto Morcone, vale per De Magistris, vale per lei, vale per Gianni Lettieri. Questo secondo lei è un handicap per il consenso? Ma vede, io intanto mi permetto di segnalare il fatto che, a parte l'esperienza di sindaco che ha già fatto, ovviamente non di queste dimensioni, San Giorgio non ha queste dimensioni, governare amministrativamente una struttura complessa come un'università mi dà quell'esperienza amministrativa che forse negli altri candidati della società civile non c'è. Dico forse perché io non conosco le esperienze amministrative del magistrato De Magistris, non conosco le esperienze amministrative del prefetto Morcone, non conosco le esperienze amministrative perché non mi risulta che ci siano esperienze amministrative pubbliche, perché vede, è diversa la concezione di governare un'associazione di industriali con il governare un sistema complesso con le regole del pubblico. Quindi questo è l'elemento che differenzia, pur da rappresentanti della società civile, un candidato dall'altro.